esistenziale che la Lega è arrivata a proporre la nazionalizzazione dell'Alitalia. Ci sarà la nazionalizzazione dell'Alitalia? Questa c'è ormai, mi cioè, sembra. Ormai è una roba che non si può sentire, non lo so, ma la Lega... Però anche l'Alitalia, naturalmente viene detto, c'era lei a occuparsi di quel dossier, lei ha fatto un prestito ponte. Ma infatti che ho fatto? Ho fatto un prestito ponte, ci ho messo i commissari. Il giorno che ho lasciato il Ministero, il prestito ponte era intatto, i commissari hanno fatto un lavoro straordinario nel ridurre, c'era una proposta di Lufthansa, che era una ottima proposta, perché avrebbe conservato il marchio, avrebbe conservato le rotte. Però posti di lavoro qualcuno... Avremmo perso 2.500 posti di lavoro, su cui si poteva pensare a quel punto di dare degli scivoli forti verso la pensione, perché sarebbe costato meno di rinazionalizzarla. E l'ho detto in tutti i modi a Di Maio. Gli ho detto, percorrete quella strada, non ci rimettiamo a diventare proprietari dell'Alitalia. E la ragione per cui il prestito ponte è stato fatto è che metterla a terra sarebbe costato molto di più, perché avremmo dovuto pagare tutti i biglietti venduti, perché non è che potevamo dare la fregatura a chi aveva comprato un biglietto, e avremmo dovuto interrompere i collegamenti per molto. Tant'è che non l'ha fatto nessuno. Il caso che viene citato di Swissair, dopo 2 giorni con gli aerei a terra il governo gli ha dato un prestito ponte e poi l'ha venduta. E così dovevamo fare, mantenendo il marchio e mantenendo le rotte. Ma era così semplice. E adesso c'era succederà, ora che è rinazionalizzata, costerà. Succederà che alla prima scostamento del prezzo del petrolio ricominceremo a perdere 1 miliardo l'anno sull'Italia. È una totale follia. E questo governo ha fatto questo continuamente, continuare a buttare cose insensate. Però anche a sinistra c'è chi apprezza, diciamo, un intervento, una presenza... forte dello Stato, c'è un po' questa tendenza. C'è una sinistra assistenziale, è la stessa cosa che la... Zingaretti da che parte sta? No, Zingaretti è il contrario, su questo io ci ho parlato tanto. Anche Ma certo che è contrario, è una follia, ma sono sempre gli interventi, tu spendi decine di miliardi per beneficiare poche persone, ma quei decine di miliardi sono di tutti gli italiani. Senta,